Michele amava molto questa scalata così difficile ma anche così appassionante e era innamorato degli scorci di paesaggio che si possono godere dalla montagna di Montevergine. 11 anni e non sentirli, la cronoscalata a Mercogliano Montevergine torna dopo lo stop forzato per la pandemia. Il tutto, sempre a nome di Michele Porraro, l'ideatore della manifestazione insieme a Fiorentino Saveriano, scomparso nel 2011 in un incidente stradale. Alla Proloco si lavora sodo per ospitare al meglio i 100 ciclisti in arrivo da tutto il centro-sud. La partenza è prevista alle 15.30 di domani. Abbiamo molti iscritti quest'anno, abbiamo superato i 120 e ci sono ancora altri che continuano a chiamare, anche perché le condizioni climatiche sono belle, insomma, quindi sicuramente sarà una bella manifestazione di sport. Le novità di quest'anno sono sicuramente il nostro connubio con la funicolare di Montevergine. Quest'anno diamo la possibilità agli accompagnatori degli atleti e delle squadre che vengono in gruppo appunto a fare la cronoscalata di guardare la partenza, quindi di stare con noi al Viale San Modestino e poi in soli 7 minuti con un biglietto speciale riuscire a raggiungere il santuario, fare una breve visita e riuscire anche poi a godersi l'arrivo dei loro atleti. In ogni edizione c'è stato un progetto solidale al quale sono stati destinati fondi. Quest'anno tocca a Missione Sorriso. Michele lavorava in ospedale, quindi quest'anno ho scelto di sostenere l'associazione Missione Sorriso, che ad Avellino è molto attiva con i clown in corsia, quindi in pediatria, è attiva nei centri delle case di riposo degli anziani, nei centri diurni per le persone con disabilità. Quindi ho voluto sostenere un'associazione che secondo me incarna molto quelli che erano i valori, lo spirito di volontariato e la dedizione al prossimo che aveva mio fratello.